sul territorio italiano. E, insomma, diciamo, giusto per darvi un po' di intro sul mio passato, io ho iniziato in Bloomberg circa 5 anni fa, ho iniziato praticamente nel dipartimento di supporto, poi sono passato tra le desk di equity, fixed income ed FX e poi da un annetto e mezzo circa gestisco quindi il territorio italiano come account manager e gestisco anche il vostro conto come conto universitario. Insieme a me oggi ci sarà anche Luca Benatti, Fixed Income Advanced Specialist, che vi presenterà tutta la parte relativa praticamente ai bond e quindi alla ricerca dei bond. Come andare ad analizzarli, a vedere l'impatto che l'emissione di un green bond ha sul prezzo azionario, per esempio, alcuni dei punti che poi c'erano stati segnalati da Eleonora e Benedetta relativi a questa, diciamo, questa presentazione che volevamo fare. Quindi, giusto per darvi una scaletta, inizieremo un poco su quella che è la navigazione del terminale, come quindi andare a utilizzare il terminale, le funzioni base per la navigazione. Poi faremo una velocissima carrellata delle funzioni per trovare le statistiche, quindi praticamente statistiche economiche. E infine poi arriveremo ai due punti di focus che ci sono stati chiesti, che come dicevo prima sono la valutazione di azienda e la ricerca dei bond emessi da un'azienda e il loro impatto sul prezzo azionario. Vado a condividere lo schermo, se Eleonora gentilmente poi mi confermi che lo schermo mio si vede una volta che l'ho condiviso. Allora. Sì. Vedete lo schermo? Vedo che ti stai collegando. Ok. Ecco, adesso è perfetto, siamo su Perfetto. Bloomberg. Allora, questa è Vai. chiaramente la piattaforma Bloomberg. Bloomberg sostanzialmente si evolve continuamente e il classico setup è quello dei quattro pannelli classici dove ogni pannello sostanzialmente riproduce esattamente le stesse funzionalità, quindi non c'è differenza se lancio una funzione su un pannello o un altro. Ultimamente per il lavoro da casa e per una tipologia di licenza che si chiama Bloomberg Anywhere, noi abbiamo anche sviluppato la possibilità di avere delle tabelline. Questa tipologia di setup, diciamo, fa parte del mio setup perché, come dicevo, lavoro da casa, però nel vostro caso voi avrete le quattro finestre classiche Bloomberg. Come dicevo, volevo iniziare un attimo su come navigare il terminale. Giusto per darvi un'informazione, queste tre iconcine, diciamo, sono delle iconcine che servono nei casi in cui chiaramente volete contattarci, nel caso chiaramente volete avere supporto. Questi tre bottoni in alto invece mostrano quali sono le ultime security che sono state lanciate, le ultime funzioni che sono state lanciate ed infine il menu praticamente delle funzioni possibili che possiamo andare a lanciare su Bloomberg in base a degli argomenti principali, come per esempio sovereign credit, mortgages, eccetera, eccetera. Quando io vado a inserire un codice in Bloomberg, una parola in Bloomberg, scriviamo semplicemente Apple come mela in questo caso, no? Praticamente cosa succede? Notiamo che la parte superiore dello schermo mostra quelle che sono le funzioni relative alla parola chiave che io ho inserito, mentre la parte di sotto mostra quelle che sono praticamente tutte le securities che rispecchiano la parola chiave Apple. Quindi in questo caso, se io cerco il titolo Apple, chiaramente dovrò guardare la parte sottostante, quindi la parte dove dice Securities, per andare a identificare praticamente questo titolo. Come vedete, poi c'è una ripartizione di diversi titoli che riprendono la parola chiave Apple, la equity, quindi la stock in questo caso, diciamo che è raccolta in questo US equity, quindi in questo composite, che sarebbe praticamente un aggregato di tutte le exchange americane, mi permette di poter mostrare quindi il titolo Apple. E invece Corp, come vedete, mi permette di poter vedere tutti i bond che sono stati emessi quindi da Apple. Se io vado a cliccare su Equity, ecco qui che mi esce la quotazione del prezzo, che chiaramente come vediamo adesso sta trendando perché il mercato americano è aperto, con l'orario a che ora praticamente il mercato lo sta trendando e sostanzialmente una serie di funzioni che io posso utilizzare per poter analizzare questo titolo, questa security. Se ritorno all'esempio e quindi scrivo di nuovo Apple
all'interno di Bloomberg. Posso andare a vedere invece questa opzione qui che dice Corp, che invece permette di poter vedere, come dicevo prima, tutti i bond emessi da Apple, e quindi infatti vediamo qui tutta la lista di bond che possono essere chiaramente, diciamo, filtrati in base alle caratteristiche che noi ricerchiamo per quando vogliamo andare a analizzare il bond. Quindi, diciamo, molto importante capire questa differenziazione tra la parte superiore, chiaramente, e la parte inferiore dello schermo quando io vado a scrivere una funzione. Questa è una cosa molto semplice, ma che può aiutare tantissimo, soprattutto per chi non è esperto con Bloomberg. La parte superiore, come vi dicevo, vi mostra quelle che sono le funzioni. Infatti, qui abbiamo praticamente all'interno di Bloomberg ogni, diciamo, persona censita con una biografia, quindi con una bio page, e per esempio il CEO di Apple, quindi Timothy Donald Cook, praticamente ha la sua bio page, che se io chiaramente voglio andare a vedere, posso andare a vedere le sue informazioni e, diciamo, alcune news e un po' la storia della sua carriera. Quindi diciamo che chiaramente se io, diciamo, quando approccio Bloomberg, posso avere due tipologie di approcci. Un approccio che noi definiamo bottom up, e che quindi parte dalla security, come per esempio Apple, no? E quindi vado a selezionare la security qui, e posso andare a selezionare una serie di funzioni per poter snocciolare le analisi, i dati su questa security, oppure posso partire da un approccio top down, quindi dall'alto verso il basso, e quindi posso partire magari da un indice, da una funzione, eccetera. Infatti, se io vado dall'approccio bottom up, quindi dalla security a salire sostanzialmente, posso andare a vedere per esempio funzioni come la DES, che è una funzione, diciamo, molto basica, che permette di poter capire la descrizione del titolo, e quindi capire praticamente cosa fa quella compagnia ed avere una panoramica di quelle che sono le principali informazioni che possono ritrovare a proposito di una compagnia. Mentre se io invece magari mi voglio muovere a livello di indici, posso lanciare la funzione WEI, per esempio, e come vedete adesso non vado a selezionare la parte sottostante, ma vado a selezionare la parte superiore, dove vado a vedere praticamente tutti quelli che sono gli indici, World Equity Indices, che abbiamo in questo caso nel mercato EMEA, Europe, Middle East ed Africa. E se chiaramente vado per esempio nell'S&P 500, posso andare a aprire, diciamo, l'indice e andare a chiaramente consultare tutte quelle che sono poi le varie informazioni, come vedete technologies, posso andare in technology, communication, technology hardware, e andare a snocciolare fino a che arrivo, come vedete, praticamente ad Apple, che è questa qui. Quindi, come dicevo prima, la differenza della tipologia di approccio che io posso avere fa la differenza quando io voglio andare a ricercare informazioni all'interno di Bloomberg. Come vi dicevo prima, quello che vorrei anche chiarire è un attimo una veloce carrellata di quelle che sono le funzioni per trovare le statistiche all'interno di Bloomberg. Abbiamo questa funzione che si chiama ECST, che sta per World Economic Statistics, che se io premo, diciamo che vado a ricercare, posso andare a trovare tutte le informazioni sul GDP, sul tasso di employment, diciamo tutte le statistiche principali che appartengono ad un paese. Io quindi posso lanciare ECST, andare a cliccare qui su Browse, e andare a selezionare il paese che chiaramente mi interessa andare a, chiaramente, diciamo, ottenere queste informazioni. Quindi posso andare per regioni, oppure semplicemente guardando le bandierine, piuttosto intuitivo, insomma, e posso andare a selezionare il paese. Da qui abbiamo i key indicators, quindi una selezione di indicatori chiave che Bloomberg permette di poter vedere, come per esempio il CPI, il Consumer Prices, che è uno dei indici, diciamo, molto, molto più importanti da guardare, soprattutto in questi periodi. E poi abbiamo una serie di indicatori qui sotto, come per esempio National Accounts, Prices, Labor Market, quindi il livello di unemployment, e posso chiaramente esplitare tutte queste tipologie di informazioni andando a guardare per praticamente quarter, per anno, e posso andare a scegliere anche la tipologia di magari
source, no? Quindi Istat, Eurostat, eccetera, che io voglio utilizzare per andare a vedere queste informazioni. Quindi ECST, Economic Statistics, ecco, se io scrivo anche così, Statistics, ecco qua, come vedete mi esce comunque la funzione, però magari questa, come anche le altre funzioni che vi mostrerò, le manderò in questo PowerPoint in modo tale che voi le potete avere come reference, e vi mostrerò anche come magari vedere delle informazioni su Bloomberg che possono essere di reference. Infatti, ripeto, lanciando ECST, se io vado qui sull'opzione Related Menu Function, questa funzione può essere molto utile, questo bottone, perché praticamente da ECST, che è questa funzione sull'Economic Statistics, mi fa vedere un poco tutte le informazioni, tutte le funzioni che possono essere correlate a questa tipologia di funzione. Infatti abbiamo, per esempio, Economic Statistics Stats Search, quindi permette di poter cercare con parole chiave delle statistiche, oppure Economic Calendar, i Trade Flow, eccetera. Infatti se io utilizzo questa qui, per esempio CSTS, e posso scrivere US GDP, per esempio, GDP, ecco che praticamente mi ritrova praticamente il valore del US GDP direttamente da ECST, e quindi posso andare chiaramente a cercare per parole chiave, quindi digitando come una ricerca, come se fosse Google praticamente. Poi, sempre in materia di Economic Statistics, ECO è un'altra funzione molto importante, perché permette di vedere tutte quelle che sono le Economic Release che ci saranno upcoming, quindi nelle prossime settimane, insomma, dipende dal time range che io vado a selezionare qua, per un determinato paese. In questo caso, sempre la stessa cosa, possiamo fare browse e poter cercare praticamente il paese che ci interessa analizzare. Benissimo, diciamo, questa era un attimo una veloce carrellata di quelle che erano le funzioni sull'Economic Statistics, come trovare praticamente queste informazioni. Adesso a questo punto passerei direttamente sul focus aziendale, che era una delle tematiche principali che mi avete chiesto, e in particolare mi richiedevate come trovare dei report sui target price, la ricerca di aziende comparabili, un poco quello che è il weighted average cost of capital, quindi il WACC, le operazioni straordinarie e anche la, diciamo, poi la composizione di settore per le banche, emissioni di bond, cose che poi tratterà il mio collega Luca in un secondo momento. Quindi iniziamo praticamente dai target price. I target price chiaramente che sono pubblicati dal sell side, e vanno, questi gruppi di analisti vanno chiaramente a dedicare un target price per la stock, per identificare quale potrebbero essere nei prossimi 12 mesi il prezzo che la stock può raggiungere. Andiamo a inserire un ticker, per esempio Apple, e la funzione per poter andare a vedere questi target price è ANR. Analyst Recommendation. Come vedete, praticamente su ANR ho diciamo questa schermata che mi permette di poter vedere innanzitutto dall'alto in alto a sinistra quelli che sono le percentuali di analisti che consigliano di buy, mantenere o vendere la stock, con il consensus rating che semplicemente va praticamente a dirti quante persone ti suggeriscono di praticamente comprare, quanti di mantenere e quanti di vendere. La informazione chiave qui è questa qui, che è il 12 months target price, che è chiaramente 151, in questo caso per Apple 151.41, con un last price di 120.11, quindi vediamo il margine che c'è secondo gli analisti di poter realizzare questo target price rispetto all'ultimo prezzo. La lista degli analisti è presente qui sotto, quindi questi sono tutti analisti che vanno a coprire praticamente la singola stock, e praticamente qui abbiamo sostanzialmente il target price che loro vanno a chiaramente identificare, con la data. La data è molto importante, perché logicamente, come sapete, i mercati si muovono piuttosto velocemente, e quindi logicamente una data molto, molto vecchia non va tanto a dar significato a un target price, quindi è sempre importante diciamo andare a dare un occhio alla data e quando sono stati pubblicati questi target price, perché logicamente non tutte le società hanno la stessa
coverage in termini di analisti, e quindi molte volte alcune stocks magari più piccoline, che hanno una market cap più piccolina, meno conosciute, hanno una coverage più bassa, e logicamente anche le date, diciamo, con la di pubblicazione del loro target price sono meno, diciamo, pubblicano meno spesso queste informazioni. Qui abbiamo, vabbè, due colonne che possono essere utili perché, diciamo, per più che altro per gli investitori, ma giusto per farvele presenti. Qua praticamente la colonna bar ti mostra come praticamente l'analista abbia prodotto sostanzialmente un'analisi, un target price che sia stato, che abbia prodotto un absolute return, quindi un ritorno diciamo azzeccato, se vogliamo metterla così, rispetto praticamente alla stock singola che sta analizzando. Invece il rank ti dice, rispetto al portafoglio di security che va a analizzare l'analista, quanto ci ha azzeccato con le sue raccomandazioni. Infatti, diciamo, se io vado a cliccare per esempio rank, vediamo come praticamente questa persona vada a coprire praticamente tutte le stock e tutti gli analisti, diciamo, con un periodo che dell'ultimo anno. Quindi ANR è la funzione per poter andare a vedere gli analyst target price, molto molto importante, come dicevo, per capire un po' quali potrebbero essere le direzioni. Mentre se andiamo ad andare a fare un'analisi della valutazione d'azienda, quella che è la funzione che fa al caso nostro è la funzione FA, quindi Financial Analysis. Con FA io posso andare a vedere quello che è l'income statement, la balance sheet, cash flow statements di chiaramente di su Bloomberg, di queste aziende che io vado a caricare. In questo caso ho Apple, ma posso andare semplicemente a sostituire qua il ticker, quindi la società. E c'è questa prima pagina che è una pagina che ti permette di poter vedere quelle che sono, diciamo, le key stats, no? Quindi le statistiche chiave che noi andiamo a diciamo mettere in evidenza rispetto a quello che è lo usage dei nostri clienti. Ma poi chiaramente, se andiamo nello specifico, possiamo aprire l'income statement, come dicevo, la balance sheet, il cash flow statement, e possiamo andare anche a andare a vedere, diciamo, alcune informazioni per segmenti, che possono essere, come vedete, praticamente per prodotto, le revenue per prodotto, possono essere per segmenti geografici, quindi le revenue rispetto a un determinato paese, informazioni che magari in uno studio, in un'analisi di una compagnia, chiaramente possono rientrare, essere utili agli studenti quando scrivono le tesi. Abbiamo anche aggiunto una tabella che è quella della ESG, Environmental, Social e Governance. Abbiamo questo praticamente score che si chiama ESG Disclosure Score, è un proprietary Bloomberg Score che ha diciamo creato Bloomberg. Non dice quanto praticamente una compagnia sia environmental, socially e governance friendly, quindi diciamo in linea con questi tre valori, ma più che altro ti spiega quanto la compagnia tende a riportare informazioni di queste tre macro categorie. E quindi chiaramente, se la compagnia riporta queste informazioni, si può fare questa tipologia di analisi. Quindi il primo scaglione, diciamo, quando si va a fare questa tipologia di analisi ESG, è chiaramente andare a capire se ci sono tipologie di dati. Logicamente, molte volte le aziende che tendono a pubblicare questi dati tendono a pubblicare i dati ed hanno delle performance positive. Non possiamo dire al 100% che un ESG disclosure score positivo, e quindi che va da 0 a 100, dove 100 è il massimo ed è il più positivo, significa che la compagnia, diciamo, sia compliant in termini di ESG, però sicuramente se la compagnia produce informazioni, sicuramente non si vuole mettere nei guai, diciamo così, no? Sotto questo punto di vista. E poi un'altra cosa molto molto interessante è questa opzione qui, la custom. La opzione custom vi permette di poter creare un template personalizzato di dati che io voglio andare a vedere. Quindi se io non voglio andarmi a spulciare l'income statements, la balance sheet, il cash flow statements, ma voglio semplicemente andare a scrivere per diciamo con delle parole chiave quelli che sono i campi che io voglio andare a vedere, scrivo per esempio revenue, ed ecco qui che ho praticamente il mio template con le revenue diciamo di Apple, che posso andare chiaramente a personalizzare rispetto alla
funzione che voglio vedere di annuals, quarter, eccetera, con la currency che chiaramente posso andare a diciamo personalizzare. E ricordate bene che questi due valori, ma è molto intuitivo, in grigio sono delle estimates, logicamente delle revenue, e quindi non sono dei dati actual, quindi reported. Se io vado per esempio sulla key stats, per il principio di trasparenza, noi andiamo sempre a diciamo mostrare quelle che sono poi le revenue, e quindi le varie informazioni, per esempio, che noi andiamo a vedere. Quindi se io clicco sul valore, in questo caso per esempio le revenue, sales revenue turnover, e vado a esplicare il campo, vado a vedere di che cosa si compone questo campo, e quindi chiaramente diciamo di product revenue, sales and service revenues, quindi le revenue cosa includono in questo caso praticamente su Bloomberg quando vado a vedere questo, questa informazione, cosa che chiaramente può aiutare sempre nella comprensione dei valori, dei dati che noi stiamo guardando. E notate bene, se io praticamente vado a cliccare su, su questa iconcina per document transparency, che cosa fa Bloomberg? Che ti riporta esattamente sul financial statements della compagnia, quindi diciamo quello pubblicato praticamente, con il valore che noi stiamo vedendo di product, per esempio, evidenziato in giallo. Quindi chiaramente questo fa capire la potenza logicamente di uno strumento come Bloomberg, perché andiamo a collezionare tutti gli statements e logicamente li andiamo a riaggregare, e poi possiamo vedere queste informazioni e anche ricercare nel caso ci sia bisogno all'interno direttamente dello statement. Vi rifaccio vedere il passaggio. Io vado a vedere praticamente un valore, per esempio abbiamo visto le revenue in questo caso, ci clicco semplicemente sopra, posso andare a vedere qui sotto come si compone, vedi, components del campo revenue, e in questo caso poi posso andare a vedere all'interno dello statement, quando ci vado a cliccare, il valore evidenziato in giallo. Quindi questa è la funzione FA, che è una funzione, come dicevo, molto importante per quanto riguarda l'analisi dei fundamentals della compagnia. Adesso passiamo all'analisi dei comparable, che era un'altra cosa che mi era stata menzionata. La funzione per andare a vedere quelli che sono i comparable di una compagnia è RV, Relative Valuation. Se io vado su RV, ho praticamente questa source che è il Best Fit Algo, quindi questo algoritmo BIX, Bloomberg Industry Classification sta BIX, che va a praticamente selezionare una serie di comparable della compagnia che io vado chiaramente a caricare per prima in base a questo algoritmo, e quindi ti dà sostanzialmente questa lista che tu puoi, voi potete chiaramente anche modificare nel caso non sia esaustiva, con dei campi principali che posso andare a vedere come tipologie di comparable. Se vedete, c'è anche un breakdown di quelle che sono, diciamo, le principali attività della compagnia, con una percentuale delle revenue che vengono dagli diversi, diciamo, settori della compagnia in cui opera. Posso andare a vedere altre diciamo tabelle, come per esempio la Compress Sheets, i markets, quindi altre informazioni, magari questa è un po' più per portfolio managers, no? Che vanno a vedere chiaramente le performance in termini di return dei prezzi, e posso andare a vedere anche per esempio la ownership, e quindi vedere insomma quanti diciamo institutionals posseggono la compagnia, la percentuale, eccetera eccetera. Quindi queste tipologie di informazioni che possono essere utili per capire che la ownership. Mi continuate a sentire? Tutto ok? Va bene, lo prendo come un sì. Tutto a posto. Ok, ok, perfetto. Allora, continuando quindi, dicevo, RV permette di poter fare questa relative valuation, questa tipologia di relative valuation quindi va a prendere questo BIX Best Fit Algo, ma posso andare a scegliere altre tipologie di classificazione, per esempio Analyst Curated BI, quindi la nostra Bloomberg Intelligence, per capire quali, diciamo, secondo la nostra Bloomberg Intelligence sono i comparable da analizzare quando vado a prendere un ticker come Apple. Se invece vado a fare EQRV, mi permette di poter vedere la relative valuation però in un parametro storico, e quindi posso andare a selezionare praticamente
Sempre all'interno di EQRV, scusatemi, ma mi ha un attimo dato un suggerimento. Ecco qui, posso andare a vedere praticamente secondo il periodo che io cerco, vado a selezionare qua, per esempio qui di 5 anni, la historical performance della compagnia rispetto ai peers. E quindi, diciamo, sempre andare a vedere rispetto poi alla source che io vado a selezionare, quali sono le performance, però in questo caso storiche. Quindi, diciamo, RV ed EQRV sono le due funzioni principali per poter andare a vedere la relative valuation per una peer analysis. Un'altra funzione sempre molto importante a livello di titolo che vi può ritornare utile è la funzione praticamente DS, Document Search. Questa funzione vi permette di poter trovare tutti i documenti pubblicati da una compagnia che noi andiamo a ricercare e quindi andare chiaramente a fare una ricerca di quelle che possono essere i transcript, le ricerche, le presentazioni, eccetera, eccetera. Posso sia inserire qua praticamente una parola chiave oppure cliccare qui su Advanced, su questa opzione qui, e decidere che cosa io voglio andare a fare come screening, che cosa voglio andare a cercare. Per esempio, se io ho un ticker, posso andare a cercare un ticker particolare, quindi una compagnia particolare, e andare a inserire praticamente questa compagnia. Oppure se ho una lista di ticker, vedete, qui posso inserire praticamente una lista di ticker in base ad altre funzioni dove io posso caricarmi praticamente questa lista di ticker. Per esempio la funzione W per whisky, che mi permette di poter creare praticamente questa lista. Quindi che cosa posso fare? Per esempio, ritornando semplicemente a scrivere qui Apple, come vedete, vado a selezionare la Securities Apple e praticamente di default mi escono tutti i transcript, le ricerche, i feelings e le presentazioni, così anche come le press release, se io voglio andare a selezionarle, per la compagnia. E quindi in questo modo posso andare a trovare tantissimo materiale di ricerca per quanto riguarda un singolo titolo. Quindi DS, Document Search, è la diciamo funzione giusta per poter chiaramente andare a trovare qualche informazione sulla compagnia. CN invece, quando noi carichiamo sempre il titolo, è per poter vedere tutte le news. Chiaramente alcune volte una ricerca di documenti, di press release ufficiali può essere anche accompagnata da una ricerca sulle news, no? Sul praticamente il titolo. E CN è la funzione che permette di poter vedere tutte le news associate ad un titolo. Come vedete qui ce l'abbiamo per Apple, sempre perché io ho caricato una inizialmente il titolo Apple. Infine vi farei vedere quest'altra funzione che poi è BRC, che è praticamente per la ricerca dei reports da parte praticamente del sell side su un ticker. E in questo caso BRC è un research portal, quindi un altro punto che mi era stato segnalato che era importante da guardare. Questo qui praticamente vi permette di poter vedere tutte le ricerche pubblicate, che sono disponibili chiaramente senza abilitazioni diciamo successive sul nostro portale, e vi permette di poter andare a fare anche una sorta di screening in base praticamente alla controparte, quindi in questo caso al sell side magari che è andato a pubblicare praticamente questa ricerca. Per esempio abbiamo JP Morgan, Deutsche Bank, eccetera. Abbiamo la tipologia di class asset che noi vogliamo andare a vedere, quindi se il focus deve essere equity, fixed income, FX, con alcune anche informazioni, per esempio per quanto riguarda gli analyst target price, se c'è stato un upgrade, un downgrade, un rating che è cambiato in buy, hold, sell, eccetera. E qui posso andare anche a decidere che tipologia di contenuto io voglio andare a guardare e che quindi, diciamo, può essere una ricerca, un'idea, un messaggio, eccetera. Quindi, diciamo, BRC, questa qui, è la funzione per poter trovare a livello di ticker, di singolo titolo, praticamente le informazioni in termini di ricerche fatte dal sell side. Quindi ricordatevi sempre che quando voi caricate un titolo, per poter vedere queste informazioni, caricate prima il titolo, quindi per esempio Eni, poi caricate la funzione. In questo caso funziona tipo una matrioska, quindi c'è sostanzialmente un diverso livello, quindi dall'approccio, come dicevo all'inizio, bottom up, no? Facciamo prima il singolo titolo e poi andiamo ad analizzare, a snocciolare le varie informazioni, quindi può essere il report, può essere la descrizione della compagnia, può essere il fundamentals della compagnia, possono essere praticamente la relative valuation e quindi la comparazione rispetto ai peers,
eccetera. Quindi questo, diciamo, sono più o meno gli argomenti principali che avevo collezionato. L'ultimo, ma non per importanza, era per quanto riguarda il WAC. Abbiamo praticamente questa funzione che permette di poter vedere il WAC, quindi il Weighted Average Cost of Capital. Qui vi permette di vedere, diciamo, una struttura di equity, debt cost, preferred equity e quindi la composizione della formula del WAC. Se io vado a cliccare semplicemente, posso andare a vedere come si compone il cost of equity, come si compone il cost of debt e delle preferred equity, nel caso chiaramente ci siano. In questo caso quindi posso andare sostanzialmente a quantificare ogni tipologia di valore. Una cosa molto importante, poi passerò la linea praticamente, in realtà mancano anche diciamo ultime due informazioni sul merger acquisition, quindi vi farò vedere anche questo. Comunque una cosa molto importante da tenere presente quando io vado ad analizzare sostanzialmente magari un campo come questo qua, cost of equity, che cosa posso fare? Posso lanciare questa funzione che si chiama FLDS, quindi Firenze, Livorno, Domodossola, Savona. Questa funzione, Field Search, permette di trovare all'interno del nostro database tutti i campi che abbiamo in Bloomberg e quindi anche di spiegare cosa fa quel campo. Se io vado a vedere e vado a ricercare dove dice Enter Query, quindi dove posso inserire praticamente delle parole chiave, vado a scrivere Cost of Equity, ecco qua che ci rifacciamo a praticamente il WAC Cost of Equity, ok? E quindi vedete il 13,20 match esattamente qui il Cost of Equity, ok? 13,20%. Quindi che cosa posso fare? Cliccandoci sopra vado a vedere esattamente come si compone quel Cost of Equity. Quindi abbiamo risk free rate più il beta times country risk premium. E quindi andiamo a chiaramente esplicitare il campo e capire esattamente quali sono le voci incluse in questo campo. Quando io vado a vedere chiaramente questi valori in FLDS, questi valori tenete presente che chiaramente possono anche essere esportati in Excel. Ma tendo a precisare anche una cosa, diciamo che c'è un numero limitato di dati che si possono esportare su Excel, quindi siate sempre cauti nell'utilizzo di Excel per poter vedere questi dati, perché logicamente se il terminale si blocca, purtroppo poi per poter essere riabilitato bisogna aspettare tanto tempo, insomma alla fine del mese, per poter poi riutilizzare, diciamo, i dati. Quindi quando andate a scaricare i dati in Excel è molto importante che chiaramente scaricate solo quelli necessari. Quindi questa, diciamo, funzione FLDS è una funzione che può essere utile per cercare campi, per cercare praticamente, per esempio, io non so, voglio vedere le revenue, allora sostanzialmente scrivo revenue, posso andare a vedere le revenue, cosa sono queste revenue, e mi va a spiegare esattamente cosa mi mostra questo campo praticamente in termini di revenue. Come vedete ce ne sono tantissimi di campi associati chiaramente alla parola chiave revenue. Quindi, diciamo, giusto per fare un ultimo passaggio, una cosa che volevo farvi vedere era poi praticamente la funzione per le merger acquisition, e quindi MA. MA permette di poter vedere tutti quelli che sono i merger ed acquisition. Quando io voglio andare a vedere praticamente i merger acquisition in MA, vado a vedere sostanzialmente in base a una overview di tutti quelli che sono, per esempio, le region o le industry, no? In termini di merger acquisition. Chiaramente, se io sono focalizzato su una compagnia in particolare, non c'è bisogno di andare a cliccare fino a che trovo chiaramente la compagnia. Vado su Advanced Search, in questo caso. Vado sostanzialmente a inserire in company list single security, vado a inserire la security che io voglio andare a vedere, quindi in questo caso Apple US Equity, clicco su update e mi posso andare chiaramente andare a fare altre tipologie di screening. In questo caso sto semplicemente dicendo che Apple è la mia target, il mio seller o acquirer di una merger acquisition. Posso andare a cliccare su results ed ecco qua che praticamente c'ho un breakdown di questa tipologia di praticamente ricerca che io ho fatto del diciamo di merger acquisition, con qui sostanzialmente tutte quelle che sono le tipologie di merger acquisition che ci sono state su Apple oppure che sono state praticamente annunciate. Vado per esempio a
aprirne una. Come vedete c'è una summary, quindi un'informazione generale. Ci sono alcune informazioni come per esempio i parties involved, no? Nella merger acquisition, gli advisor, nel caso chiaramente siano presenti, le source in termini di news e quindi tutte le informazioni relative praticamente a questa acquisizione, a questo merger, insomma, dipende chiaramente dall'opzione. Quindi per poter andare a ricercare, vi ripeto, andate a fare advanced search. Poi andate a praticamente selezionare company list. Al posto di un portafoglio decidete di caricare una single security, oppure se volete vederlo a livello di un indice potete caricare chiaramente un indice come preferite e poi caricare i risultati di sotto. Mentre infine CACS a livello di singola praticamente sempre compagnia ti mostra tutte quelle che sono le corporate actions avvenute, incluse anche le merger acquisition, IPO, listing, splits, dividends, per esempio, insomma, tutte le corporate actions avvenute per quanto riguarda il ticker che io vado a selezionare. Posso anche, diciamo, andare a selezionare diverse action types, come per esempio capital change. Posso andare a vedere lo stock split, se chiaramente sono interessato, e mi aggiunge anche gli stock split in questa ricerca. Quindi CACS a singolo titolo chiaramente permette di poter fare queste tipologie di valutazioni. Adesso passo la parola al mio collega Luca Benatti, lui è un Fixed Income Advanced Specialist, lavora anche lui da un paio di anni in Bloomberg e si occuperà un po' di tutta quella che è la parte di Fixed Income, Bond Analysis, eccetera. Come vi dicevo prima, vi manderò questo PowerPoint alla fine della presentazione con le funzioni principali che abbiamo discusso. Se chiaramente ci saranno delle domande, magari possiamo vedere se alla fine della sessione abbiamo 10 minuti per poter rispondere a queste domande, o altrimenti, chiaramente, se lo reputeremo necessario, possiamo fare una sessione di follow-up poi in un secondo momento. Quindi passo la parola a Luca. Grazie Andrea. Buongiorno a tutti. Come vi ha detto il mio collega Andrea, faccio parte del team di Fixed Income, che diciamo copre principalmente tutto quello che è il mondo legato al credito, quindi emissione di bond, tassi di interesse, banche centrali e via dicendo. Ecco. Quello che ho preparato oggi, diciamo, sono un paio di funzioni partendo dal settore bancario, quindi una delle funzioni che secondo me è la più completa, diciamo, all'interno di Bloomberg, che è la Bloomberg Intelligence, che è una funzione che dà accesso alla ricerca qualitativa e anche dati quantitativi prodotta dal nostro team di analisti. E per vedere un po', ecco, un overview del settore bancario, partendo magari, ecco, da dati macroeconomici come la politica monetaria, la banca centrale, il suo bilancio, per poi andare via dicendo verso i bilanci che sono delle banche che fanno parte, le principali banche italiane. E poi ecco, muoversi un po' su quello che è l'emissione di una singola società. Ora, la funzione per accedere alla Bloomberg Intelligence è BI, e poi aggiungiamo un codice che, diciamo, questo magari segnatevelo, comunque farà parte del file che poi vi mandiamo, è banche, che E sta per European, e quindi accediamo direttamente a quello che è la pagina Bloomberg Intelligence relativa al settore bancario europeo. Ora, qui sulla sinistra abbiamo, diciamo, la navigazione, i temi di navigazione, dove abbiamo la ricerca qualitativa, dove troviamo, diciamo, file prodotti e papers prodotti dal nostro team su, diciamo, la visione del mercato in generale e sulla dashboard, come vediamo qui, ecco, European Banks 2022, Revenue Outlook, quindi questa è una visione sul mercato nel 2022, e poi via dicendo possiamo andare ad un livello di industry, e quindi qui sempre abbiamo tematiche che il nostro team, diciamo, ritiene che possano andare a muovere o avere un impatto, ecco, sui mercati, quindi anche qui a livello di industry. E poi abbiamo sulla parte equity, quindi qui a livello di società, dove noi possiamo andare a selezionarci la banca. Per esempio, adesso prendiamo Intesa San Paolo, e quindi qui abbiamo, ecco, un paper dove parla del capital e delle sinergie che potranno andare ad avere un impatto sugli earnings di Intesa San Paolo, appunto. Via dicendo, abbiamo una parte sul credito, quindi qui la parte legata alle emissioni, quindi anche qui visione, outlook, la visione dei nostri analisti. E
e poi abbiamo invece una parte sulla regolamentazione sotto government, che diciamo, se qualcuno interessa focalizzarsi ecco, sulla regolamentazione, c'è la parte qui su government. Sotto invece abbiamo la data library, che è diciamo invece un insieme di dati quantitativi, dove troviamo dati macroeconomici, come troviamo qui appunto su macro, e qui abbiamo appunto broad macro, diciamo, racchiude, ecco, giusto per darvi un overview, Bloomberg Intelligence racchiude tutta una serie di dati che poi potete trovare su singole funzioni come ECST, che ha coperto Andrea prima, Financial Analysis, diciamo Bloomberg Intelligence viene fatta dal nostro team di specialisti. Qui abbiamo il GDP, per esempio, per gli stati ecco, europei, scrollando in giù abbiamo la CPI, quindi l'inflazione, e chiaramente la apriamo e possiamo vederla poi qui per i vari anni. E qua in alto invece abbiamo i diversi campi. Abbiamo la monetary policy, dove appunto possiamo vedere la politica, i dati di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Poi ecco, se mi interessa, diciamo, vai, non voglio entrare nel dettaglio dei singoli dati, però ecco, sono tutti disponibili qui. Abbiamo poi dei dati a livello di industria, e quindi anche qui abbiamo domanda e supply, eccetera, eccetera. Andando sulla parte che interessa di più magari anche a voi, che siccome era stato richiesto di guardare ai dati di bilancio delle banche, abbiamo la parte, ecco qui, company, che quindi noi possiamo andare a selezionare il gruppo di banche che vogliamo vedere, sempre a livello europeo, quindi andiamo a prendere Italian Regionals con i competitive peers, quindi le banche italiane, ma anche, poi dipende dai dati che guardiamo, i competitive a livello europeo. E quindi qui abbiamo i dati operativi con la profitability, quindi andiamo a vedere sempre, possiamo vedere il return on equity a livello globale, e poi per le singole banche, Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Sondrio, Intesa San Paolo, eccetera, eccetera. Quindi questi sono i dati sulla profitability. Se andiamo sulla P&L, quindi profit and loss, abbiamo dati sulle revenue. E quindi qui possiamo andare a vedere la lista di banche, ecco che qui prende anche i peers a livello europeo, quindi HSBC, Deutsche Bank, eccetera, eccetera. Possiamo, per esempio, ordinarli dal più alto al più basso, questo è in valore assoluto, Banca Santander è il primo per revenue, però possiamo andare a vedere come crescita invece year over year. E allora vediamo come cambia. Mettiamo così e vediamo, ecco che Credit Suisse è la prima in termini di crescita year over year, con un 4.9% di crescita. E via dicendo, poi abbiamo la balance sheet, dove diciamo vediamo tutta la composizione del patrimonio netto delle banche, anche qui a livello di settore, e poi possiamo andare a vedere a livello di singola banca. Quindi è molto utile per avere un overview del settore bancario, e se interessa, diciamo, fare un'analisi della balance sheet, o diciamo degli statement delle banche. Tutto questo, come ha coperto Andrea prima, se prendiamo Banca Monte dei Paschi di Siena, carichiamo il titolo, possiamo andare su Financial Analysis FA e vedere, ecco, tutto, diciamo, i dati di bilancio complessivi per un singolo ticker. Continuando, abbiamo invece poi dei ratio sotto valuation, che sono, diciamo, i ratio per la valutazione di un'azienda. Quindi abbiamo il price to equity, scendendo abbiamo il price to book, il dividend earning per share, dividend per share, e via dicendo. Quindi questi sono tutti i classici ratio di valutazione di una società. Questo, ecco, era Bloomberg Intelligence, ancora ve lo faccio vedere, BI spazio banche, che è, diciamo, un overview del settore dal nostro team di specialisti. Ora, entrando invece sull'analisi del debito, quindi dei bond emessi da una società, rimango sempre sul settore bancario e prendo come esempio Intesa San Paolo. Come al solito, come spiegava Andrea, prendiamo il ticker, quindi Intesa San Paolo, si può anche scrivere per intero qui su Intesa San Paolo, lo carichiamo e usiamo la funzione DDIS, che sta per Debt Distribution. Questa, diciamo, è una funzione che vi dà accesso a quella che è la composizione dei bond emessi, diciamo la distribuzione negli anni del debito emesso da Intesa San Paolo. Si può fare qui un breakdown per tipo di debito,
per currency, quindi in che currency è stato emesso il debito, per tipo di coupon, per tipo di security. Ora, se guardiamo debt type, quello che intende qui è o corporate, quindi i bonds, o prestiti, quindi i loans. E si può vedere esattamente come è distribuito, quindi se uno sta facendo male una valutazione può vedere che questo loans avrà un impatto, ecco, sul bilancio, perché è particolarmente elevato come prestito. Si può fare cliccando qui sulla matita, si può vedere solo il principal, quindi l'ammontare emesso, si può vedere anche l'interesse che si va a pagare su quel debito. Quindi chiudiamo e andiamo a vedere, ecco, in giallo, questo è l'ammontare di interesse che poi andrà ad avere un impatto, ecco, sul conto economico del debito, ecco. Si può fare, poi si può vedere, diciamo, in base alla composizione aziendale, diciamo la struttura, si può vedere solo per singolo, per l'issuer e le sue sussidiarie, o si può vedere anche all'interno della famiglia intesa San Paolo. Questo poi dipende, ecco, dalla capital structure, a cui si può accedere qui, facciamo cast, e questo va a far vedere, ecco, com'è strutturata intesa San Paolo, dalla capogruppo e poi tutte le controllate. Ecco, questo magari può essere interessante a livello di valutazione. Continuando su questa funzione, poi abbiamo questa visione a istogramma. Se poi andiamo su summary, abbiamo invece una visione proprio sul numero, sull'ammontare di bond, in questo caso 141 in milioni, quindi 141 billions, e via dicendo, l'ammontare di interesse. Ora, cliccando su View Securities, quindi questa, diciamo, è una funzione che io consiglio sempre anche ai nostri clienti, perché è molto intuitiva, vedendo, ecco, un po' come è strutturato il debito negli anni, e in più abbiamo l'accesso ai singoli bond. Cliccando su View Securities noi andiamo ad accedere ai singoli bond, e anche qui possiamo andare solo su bond, e abbiamo i loans, e quindi vedere, ecco, i singoli bond con le varie caratteristiche. Ora, questi dati poi si possono anche esportare su Excel con questo bottone qui, sempre come aveva, diciamo, detto Andrea, attenzione, ecco, non esagerare con lo scarico, perché poi si può bloccare. Per cercare, ecco, i bond di una società o di un universo, ecco, di titoli, magari per settore, una funzione molto utile, una delle più utilizzate, è SRCH, che sta per Fixed Income Search. La Fixed Income Search cosa fa? Diciamo, è un filtro per quanto riguarda i bond o altro tipo di debito che abbiamo nel sistema. In questo caso noi stiamo guardando ai bond attivi al momento, che sono 412.000 tra bond corporate e government, e noi possiamo andare, inserendo dei filtri, andare a filtrare la lista e quindi andare magari a trovare una lista di bond che noi vogliamo analizzare. E quindi cosa posso fare? Per esempio, posso andare a iniziare a scrivere Italy e andare a prendere Country of Incorporation Italy, quindi sto guardando alle società di emissione italiane. Posso andare, per esempio, andare a vedere per settore, quindi se io scrivo Banks, mi scelgo la classificazione Banks, quindi qui ritorniamo, ecco, al settore bancario, che le banche italiane quindi hanno emesso in questo momento 3.129 bond. Ora posso andare su Results, poi chiaramente si può andare a filtrare ulteriormente per valore di coupon, per data di emissione, eccetera, eccetera. Qui abbiamo la lista, ecco, dei bond che io ho, dei 3.000 bond a livello bancario italiano, chiaramente guardando tutte le banche, non diciamo solo le principali. Quello che possiamo fare qui è raggruppare i dati, se vogliamo, ecco, dare più senso, Maria, invece che avere solo la lista, possiamo dire, ok, ma io voglio vedere i dati raggruppati per issuer. Quindi se io scrivo issuer, ecco che mi escono i dati per emittente, quindi andiamo a cercare e a vedere, diciamo, l'ammontare e i valori, in questo caso l'ammontare emesso, l'ammontare outstanding, tutti i valori a livello di issuer. Se interessano aggiungere delle colonne, quello si può fare dal settings, aggiungiamo le colonne, edit columns. Queste sono quelle che noi abbiamo al momento sullo schermo. Se io clicco qui e voglio mettere, per esempio, i rating, scrivo rating, mi prendo il rating S&P, lo aggiungo, posso anche muoverlo, ecco, per averle in ordine, vado indietro
togliamo per un secondo il raggruppamento ed ecco che abbiamo il rating S&P qui, l'abbiamo aggiunto. Anche questa c'è l'opzione di fare export e volendo si possono fare anche analisi statistiche, quindi in questo caso l'average di default ce l'abbiamo già, ma possiamo mettere per esempio la somma se vogliamo andare a vedere il totale di ammontare emesso. Ecco. Quindi questa è la SRCH che serve per cercare i bond in base ai criteri che noi cerchiamo. Ora, questo tipo di ricerche di solito noi consigliamo se è un qualcosa che si vuole guardare più volte, ecco, di salvarle, quindi faccio actions, salva come nuovo, gli do un nome, Bank Italy per esempio, lo salvo e questa qui adesso mi si è salvata, quindi se un domani io voglio tornare a vedere, fare un'analisi sui bond emessi nel settore bancario italiano, vado su My Searches e ce l'ho già qui selezionata, quindi basta che clicco e ce l'ho e me la riapre senza dover inserire nuovamente i criteri. Ora, per andare sull'analisi di un bond in particolare, adesso andiamo un attimo, prendo un bond. Ecco, una cosa interessante che abbiamo aggiunto da poco è questa colonna qui con la fogliolina verde che va ad identificare quelli che sono i green bond emessi. La rilevanza, questo istogramma qui fa vedere, vi dice quelli che sono i bond più caldi attualmente sul mercato, di cui se ne parla di più. Questo Intesa San Paolo ha emesso un green bond recentemente, se non sbaglio la settimana scorsa, con maturità al 2028 e quindi chiaramente è quello più caldo nel mercato e ci sono state parecchie domande, ecco, da parte dei compratori per questo bond. Ora io faccio tasto destro, me lo carico sulla description page ed ecco che mi dà la descrizione di questo bond. Questo vale per tutti i bond che abbiamo nel sistema, dove abbiamo tutte le informazioni che riguardano il titolo, quindi l'emittente, abbiamo informazioni sulla security, quindi dove sta nella capital structure, qual è il coupon, con quale frequenza paga, qual è stato il prezzo di emissione e qui abbiamo qual è la data di emissione, ecco che è stata emessa il 9 marzo con il primo giorno in cui è stata tradata al 16, quindi è recente. Sulla parte sinistra abbiamo delle informazioni aggiuntive riguardo il bond, che poi come per esempio i rating, ecco che abbiamo i tipi di Moody's, Standard & Poor's, Fitch e poi abbiamo altre funzioni che sono collegate al bond, quindi i prezzi di mercato, abbiamo la storia, ecco, la history dei trade, abbiamo le corporate actions, il prospetto del bond, eccetera, eccetera. Quello che magari può essere interessante poi è andare a vedere quali sono i cash flow di questo bond, quindi facciamo la funzione CSHF che sta per cash flow e mi fa vedere, ecco, i pagamenti proiettati nel futuro alla data, mettiamo su maturity, quindi questo mi paga annualmente questo interesse di 7.500 su un ammontare di 1 milione. E quindi ecco questo poi fino al pagamento finale dove verrà poi rimborsato per intero l'ammontare. Guardando un singolo bond, ecco, se magari una delle domande che era stata fatta era come si fa a vedere, ecco, l'impatto di un green bond sulla società, ecco, quello che si può fare, non c'è una funzione che va a dirti ok, l'impatto è stato di tot per cento sull'azione, però quello che si può fare, ecco, vedendo che questo bond è stato emesso intorno al 12 di marzo, con prima data di trading al 16, si può caricare il titolo di Intesa San Paolo. Andiamo sulla funzione GP, che è il grafico del prezzo, quindi questo è l'andamento del prezzo di Intesa San Paolo. Cosa si può fare? Andiamo a zoomare sul periodo che ci interessa, quindi questo, ecco, è il periodo in cui è stato emesso, e quello che possiamo fare è andare da aggiungi data, quindi da qui è quello che, è da dove si modifica il grafico, si può andare ad aggiungere per esempio un altro titolo oppure altri dati. Quello che si può fare è andare ad aggiungere le news più lette, quindi se faccio news headlines le aggiungo ed ecco che mi aggiunge nel periodo le news principali. Ora ci sarebbe da fare un filtro più per quanto riguarda le news, posso farvelo vedere velocemente, si può andare a creare una news search sui green bond
la faccio velocemente, così magari ecco, vi rimane. Per keywords, adesso questo poi, siccome avete il video, potete magari andarvelo a rivedere. Io metto la parola chiave green, close, me la salvo, green news, salva. Ora, tornando alla pagina invece di sulle news, faccio GP ancora, vado a reinserire i news. Questo è un passaggio, ecco, che dovete fare una volta e poi vi rimane. Adesso ve lo sto facendo vedere, visto che era una domanda precisa che è stata chiesta. Aggiungo le news. Vado qui sulla matitina per modificare le news che sto vedendo e mi vado a prendere Green News che ho creato, Update. Ed ecco che sono tutte le news legate alla parola chiave Green Bond. E quindi vediamo, ecco qui che ci sono le news legate all'emissione al 3.15 e anche al 3.9, proprio legate all'emissione di Intesa San Paolo di questo Green Bond, che quindi poi potete andare a vedere e a leggervela. Ora si vede chiaramente che o è legata all'emissione del Green Bond o è legata a questa, diciamo, a questo... news sugli ESG ratings di Intesa San Paolo, ma c'è stato un picco, ecco, nei giorni successivi del titolo di Intesa San Paolo, quindi è legato, diciamo, probabilmente a quelle news. Per finire, ecco, un'altra funzione interessante per quanto riguarda la curva, ecco, di bond di un emittente, sempre guardando Intesa San Paolo, è la funzione NIA, che sta per New Issue Analytics. Questa funzione cosa fa? Adesso, al momento che carica, vi dà esattamente i principali bond emessi da Intesa San Paolo, visto che ce ne sono tanti, ma fa uno screen, diciamo, sui principali emessi al momento, e vi traccia la curva. La curva in base, questa è la curva di regressione, in base al rendimento, quindi lo yield sull'asse Y, e mettiamo la maturity, quindi si possono, come vedete, modificare diciamo l'analisi che volete fare, maturity e rendimento, quindi si vede subito a che livello stanno determinati bond della curva. Questo, diciamo, viene utilizzato per vedere magari se c'è una nuova emissione, dove sta rispetto ai propri alla curva di emissione, quindi a che livello magari di rendimento il mercato sta apprezzando questo bond, e poi vi dà la possibilità di aggiungere qui i peer, quindi i comparables, sempre scelti dal nostro algoritmo per quanto riguarda Intesa San Paolo, in questo caso Banco BPM, Lloyds, eccetera, eccetera. Se io clicco qui, ora Banco BPM ne ha uno, cerchiamone uno magari, ecco questo qui, mi aggiunge i principali bond emessi dai competitor, e io posso andare a fare un'analisi, ecco, su che livello stanno magari i bond di Intesa San Paolo, con magari comparato, ecco, Lloyds ne ha qualcuno di più, comparato ai principali bond di Lloyds, e quindi questa poi viene utilizzata per fare un'analisi sul livello a cui è apprezzato un bond in questo momento. Si può poi andare a modificare chiaramente i dati che sto guardando, e poi chiaramente ho tutta la lista invece di bond, compreso Intesa San Paolo e tutti i competitor, e questo mi dà una serie di dati che poi sono gli stessi che magari troviamo su SRCH. Chiaramente su Bloomberg ci sono tanti modi per vedere gli stessi dati. Questo viene raggruppa tutti i dati divisi per tipo di informazione, quindi la performance piuttosto, ecco, che i dati descrittivi. Quindi adesso, quando carica, vedrete, questi sono la performance sul giorno, sulla settimana, sul mese e via dicendo, e chiaramente questo dà accesso a questo grafico che a livello di impatto visivo è molto potente ed è molto utilizzata, ecco, dai nostri clienti. Per concludere, giusto per darvi questa informazione, su Bloomberg adesso abbiamo finito, ecco, sulla parte dei bond emessi, una funzione che magari può essere utile per tipo di ricerca che magari, ecco, fate all'università e non so, o per qualche progetto. Abbiamo delle funzioni per le banche centrali. ECB
la funzione dove racchiudiamo tutte le informazioni relative alla banca centrale, come il quantitative measures, quindi dove si può cliccare e tornare alla funzione di statistiche per vedere i dati. Abbiamo la politica monetaria, abbiamo i principali tassi di rifinanziamento, i tassi interbancari, eccetera eccetera, e qui anche dei link poi per andare a vedere gli statements, il calendario, quando escono le informazioni della banca centrale, eccetera eccetera. Ne abbiamo una anche per la Fed, e diciamo in generale si possono trovare tutte le funzioni, tutte le banche centrali su CNB, e qui abbiamo la lista di banche centrali dove cliccando si può accedere poi alla funzione sul portale. Ecco, non tutte ce l'hanno, però ecco, questa è la pagina per le banche centrali. Ora ripasso la parola ad Andrea, diciamo per la parte su fixed income abbiamo concluso, e credo Andrea diciamo concluderà. Grazie. Ciao a tutti, eccoci qua, sono sempre Andrea. Ok, spero che sia stata utile, diciamo, la overview di funzioni. Sono parecchie, come dicevo, però manderò questo PowerPoint che potrete utilizzare come reference. Tuttavia, vorrei farvi vedere le ultime due cose, diciamo, che possono essere utili, sempre in Bloomberg. Una funzione che non ho presentato prima e che secondo me vale la pena, diciamo, anche spassarci un paio di minuti, è questa qui, che è EQS. Come Luca vi ha mostrato praticamente la possibilità di fare uno screening su quelli che sono praticamente bond in base a una tipologia di emissione, una tipologia di coupon, rendimento, eccetera. Allo stesso modo io posso farlo con le equity. La funzione per le equity è EQS. Come vedete qui sopra ho la possibilità di poter vedere quelli che sono sostanzialmente alcuni dei screening criteria, quindi dei criteri che io posso utilizzare per fare questo screening di default, o altrimenti posso utilizzare questa barra che intuitivamente mi permette di poter scrivere, diciamo, parole chiave. Ecco, se io vado per esempio, non so, a selezionare exchanges e scrivo borsa italiana, quindi andare a vedere tutti i titoli che sono listati sulla borsa italiana, ma voglio vedere quelli lì che hanno avuto delle revenue, posso scegliere per esempio, non so, un periodo in termini di revenue, ok? Oppure posso andare a selezionare questa opzione growth, la faccio vedere perché velocissimamente, tanto come diceva Luca anche prima, è registrata questa cosa, quindi potete ripercorrere questi passaggi. Voglio andare a vedere tutte quelle compagnie che hanno avuto un revenue, quindi le revenue, ok, in termini di percentuale da un periodo a un altro, e posso andare a dire magari gli ultimi, non so, facciamo così, yearly, vado a selezionare relative e vado a selezionare gli ultimi 3 anni. Update, quindi sto dicendo che voglio vedere che queste compagnie abbiano avuto una crescita media in termini di revenue in ultimi 3 anni maggiore di cosa? Di una percentuale posso mettere, oppure se non ho una percentuale perché non ho idea di settore quale potrebbe essere il tasso di crescita di un settore particolare, posso andare a paragonarlo al relative sector, e quindi praticamente alla media di settore, logicamente, del settore, diciamo, di appartenenza delle security. E in questo modo, guardate con che diciamo, potenza Bloomberg va a fare uno screening di tutte quelle compagnie che sono listate sulla borsa italiana, che hanno avuto una crescita diciamo media negli ultimi 3 anni maggiore della crescita media di settore di appartenenza della stock. Ed ecco qui che praticamente mi risulta sostanzialmente che da 517 security che erano listate sulla borsa italiana, 87 rispecchiano queste tipologie di settings. Quindi questa funzione, perché ve l'ho mostrata? Perché può essere utilizzata in modo sempre, diciamo, analogo alla relative valuation, quindi sempre, diciamo, utile per poter fare magari un'analisi dei peers, no? E andare a vedere praticamente in base a un exchange, in base a un indice, eccetera eccetera, quali potrebbero essere sostanzialmente le compagnie. Ci mette un po' per caricare perché logicamente è piuttosto potente, e come vedete praticamente posso andare poi a stesso come faceva vedere prima per SRCH, andare praticamente a raggruppare queste compagnie per settore, e quindi vedi per sector GIX in questo caso, e mi esce praticamente poi la possibilità di poter vedere queste compagnie. Ci metto un attimino per caricare, un attimo solo, un po' di pazienza. Ok,
Comunque, una volta praticamente caricate anche per settore, quello che è interessante che si può fare, logicamente, se non vogliamo espandere i settori, ma andare a vedere un attimo diciamo una visione d'insieme di quelli che sono questi settori identificati, posso andare a applicare delle statistiche a questi settori e magari vedere, non so, dei valori medi, tipo average, e andare sostanzialmente a magari, non so, aggiungere un'altra colonna per sempre le revenue, e quindi magari vedere le revenue degli ultimi 12 mesi in termini trailing 12 months, quindi ecco qua praticamente diciamo la periodicità che io vado a segnare, quali sono le revenue medie per praticamente categoria di settore negli ultimi 12 mesi, dopo quel filtro che io avevo fatto. Quindi, insomma, può essere molto utile per fare degli assessment di settore sugli indici, eccetera, eccetera. Perfetto, diciamo, EQS era una funzione che chiaramente ci tenevo a far vedere come funzione finale. E diciamo per adesso noi abbiamo completato, quindi non so se ci sono, adesso abbiamo qualche minuto per qualche domanda, anche se ci siamo un attimo allungati Grazie, troppo. grazie veramente perché è una carrellata ricca e approfondita. E vedo che ci sono due richieste. Una riguarda il discorso di quando sarà dove sarà possibile vedere la registrazione. Ho preso il nominativo e risponderemo per mail. Comunque, riferimenti per questo tipo di informazioni, appunto, siamo io e Benedetta, quindi Eleonora Giusti. E Benedetta Calonaci, già nel messaggio, insomma, c'erano i nostri riferimenti di mail. L'altra invece vedo che c'è una domanda che dice: scusate, la stessa cosa fatta con il settore bancario può essere fatta con riferimento ad altri settori, ad esempio per le utilities. Non Sì, allora, diciamo, so se è ancora collegato chi ha fatto questa domanda. assolutamente, non ci sono problemi. La Bloomberg Intelligence permette di poter praticamente vedere, questa è una dashboard, no? Dei nostri, come diceva Luca, dei nostri praticamente analisti in Bloomberg che vanno a sostanzialmente fare delle analisi di settore, di industry, di prodotto, eccetera. Quindi se io vado semplicemente in industries, posso andare a vedere praticamente il breakdown con utilities e posso andare a scegliere addirittura chiaramente quali tipologie di utilities mi vado a riferire. Per esempio, gas utilities, che è chiaramente molto trend in questo momento, vado a selezionare per esempio Europe, no? In termini di paese, e quindi posso andare a vedere la stessa dashboard che vi ha mostrato praticamente Luca prima, ma per gli utilities. Posso andare a cliccare chiaramente su gli analyzer per vedere le compagnie, posso andare a vedere quelle che sono le compagnie. Vi ricordo chiaramente essere in Europa in questo caso, e quindi sto andando a vedere ciò che è focalizzato in Europa. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, penso di sì, non so ora chi è. Quindi posso, per accedere, il comando B e poi si sceglie il settore? Sì, si può scegliere. Allora, si può scrivere B e praticamente poi scegliere il settore da qui in alto a sinistra, oppure puoi scrivere intuitivamente B utilities. E logicamente, come vedi, ci sono diverse tipologie di match che noi possiamo andare a trovare per praticamente gli utilities. Quindi in questo caso sì, posso andare a vedere praticamente Electric Europe, per esempio, BI Power, e mi permette. Ok, grazie, perfetto, sembra aver risposto alla domanda. Ottimo. Ci sono altre domande? Sì, io avrei una domanda. Quando Prego. ha fatto vedere le revenues con la funzione SA, ma Sì. è possibile trovarle per più aziende e non soltanto per una? Cioè, se io ho una lista di aziende, tipo un centinaio di aziende, c'è un modo per trovarle contemporaneamente senza starsela a cercare una a una? Sì, assolutamente. Diciamo, questa lista di aziende che hai è una lista di aziende che fa parte, diciamo, di un foglio Excel che tu hai già selezionato, oppure devi fare uno screening? Perché la No, funzione ho è proprio. Dimmi. fatto lo screen, cioè l'ho già ricercata da Bloomberg le aziende, quindi Ok. facendo con la funzione SRC, insomma, ho Ok. trovato questa lista e da lì
però non sono riuscita ad aggiungere la colonna con le revenues, cioè non so come, magari non assolutamente. Allora, ma tu ce l'hai in SRCH, perché SRCH è solo per i bond, mentre sì, EQS è per praticamente le equity, quindi penso che sia più adatto a EQS in questo caso, okay, come tipologia di approccio. Quello che puoi fare è praticamente o caricare questi tipologie di titoli che hai praticamente in una worksheet, quindi hai W qui, vedi, puoi cliccare su Create a New Worksheet, utilizzi un template basic e qui praticamente puoi andare a inserire Apple Eni Ferrari Race Vodafone. Le sto mettendo così a caso, chiaramente, e ho la possibilità di poter inserire qui un campo che chiaramente io posso andare a inserire, che è revenue, e vedere le revenue per tutte le tipologie, queste tipologie di chiaramente aziende che vado a inserire qui dentro. Quindi il campo lo puoi sempre chiarire, ricordati, in FLDS. Quindi il campo che io sto guardando qui, revenue, per esempio, questo è IS010, se vedi vado con il mouse, sales revenue IS010, se non sono sicuro scrivo direttamente il codice e mi esce revenue, lo stesso valore. Quindi in questo caso praticamente mi crea un foglio tipo quello di Excel, dinamico, con praticamente questa lista di titoli. Però che puoi fare poi? Siccome diciamo tu in W puoi salvare tutti questi fogli con una serie di, praticamente vedi, io ho tantissimi fogli salvati, ok? Quello che posso fare poi, se tu li vuoi vedere aggregati per esempio sulla funzione EQS, è andare a caricare proprio questo sostanzialmente universo di titoli, e quindi andare a un attimo solo, facciamo company, no, non ricordo bene dove era, portfolio monitors, eccolo qui, browse list, vado a cliccare security worksheet e da qui praticamente mi vado a caricare sostanzialmente una security worksheet, una serie di praticamente titoli che io avevo caricato, per esempio questa qui ce ne ho 18, vado a vedere i risultati. Questi chiaramente sono i titoli che io ho caricato precedentemente, eccoli qua, e a quel punto posso andare a applicare quelle cose che ci dicevamo prima, per esempio fare sostanzialmente una sorta di filtro in base al settore, posso andare a inserire, posso andare a esportare, posso andare a inserire per esempio diversi valori come dicevamo anche le revenue, per qui, sempre con la periodicità che io vado a personalizzare, trailing 12 months, ecco qui. Poi posso applicare delle statistiche, come dicevamo prima, a questa tipologia di analisi. Più chiaro? Sì, grazie mille, chiarissimo. Grazie. Ottimo, prego. Volevo sapere se esiste la possibilità di potervi contattare anche per email con alcune domande forse troppo settoriali da essere poste in questa sede. Diciamo che noi, io mi occupo, diciamo, sono sul commerciale, sono un sales, il mio collega anche, diciamo, è un advanced specialist, quindi noi due in particolare noi non possiamo essere, diciamo, contattati, diciamo, individualmente. Sicuramente sono sempre in contatto con le vostre colleghe, con Benedetta e Eleonora, che possono sicuramente contattarmi per fare queste tipologie di webinar. Quello che abbiamo a disposizione è una help desk che risponde, come dicevo anche l'altro giorno a Eleonora, che risponde praticamente via email tramite l'assistenza, e quello che vi posso consigliare per avere una risposta più veloce è di scrivere le domande in inglese, perché scrivendole in inglese voi raggiungete un bacino di utenza molto più ampio e chiaramente in questo modo potete avere anche una risposta più veloce, ecco, mentre chiaramente se voi scrivete le domande in italiano molte volte dobbiamo diciamo metterle in una sorta di queue, in una sorta praticamente di attesa queste domande, dove poi praticamente quando un responsabile italiano è disponibile può andarle a vedere e a rispondere. Quindi sicuramente per ottenere una diciamo un'assistenza più immediata vi suggerisco di fare le domande in inglese. Grazie, molto gentile, perfetto.
Ci sono altre domande? Salve, anche io volevo sapere dove poter prendere le slide. Le slide le manderò a Benedetta e Leonora e magari loro potranno mandarle a tutti quanti voi senza nessun problema. Anzi, colgo l'occasione anche per farvi vedere un'ultima cosa, che è la funzione HL. Questa funzione qui vi permette di poter ricercare all'interno di Bloomberg qualsiasi cosa. Se io, per esempio, scrivo Word Indices, così. Posso andare a cercare tipo Google stile, no? Tutto ciò che io ho praticamente su Word Indices, su questa parola. Come vedete, ho dei risultati che possono essere delle news, oppure posso andare a vedere le funzioni che io ho sulla parola chiave Word Indices. E come vedete, qui ho una serie di funzioni che io ho a disposizione per quanto riguarda questa parola chiave, così come delle compagnie, delle index o stats, quindi equity, fixed income, eccetera. Quindi HL può essere un ottimo punto di partenza quando io devo andare a ricercare qualcosa all'interno del terminale, ma non so cosa ricercare. Un altro passaggio importante che può essere molto utile è questa funzione qui, BPS. Puoi cercare per praticamente class asset, per esempio equities. Poi abbiamo cheat sheets, quindi praticamente dei fogli per imbrogliare, però chiaramente non è per imbrogliare, ma è una traduzione letteraria, ma semplicemente di ausilio. E posso utilizzare praticamente in base alla tipologia di ruolo, questi sono ruoli principalmente della nostra client base, quindi per esempio portfolio manager, analyst, eccetera. Chiaramente magari mi posso immaginare più un analyst sia in linea con la vostra tipologia di lavoro. Abbiamo la possibilità di poter vedere praticamente una serie di funzioni che possiamo anche stampare volendo, senza nessun problema logicamente, che io posso utilizzare per andare a vedere praticamente a fare delle analisi sull'equity. Quindi vedete che ci sono Way, che era la funzione che avevamo mostrato prima, CN per le company news anche, abbiamo BI che è la Bloomberg Intelligence, vedi FA che abbiamo mostrato prima, insomma CAST, tutta una serie di funzioni che chiaramente sono suggerite come funzioni utili per il profilo equity. Analyst, e quindi magari questa è un'altra opzione che potete prendere in considerazione come punto di riferimento oltre alla presentazione che chiaramente vi manderò. Quindi BPS, poi andare a selezionare la tipologia di focus, abbiamo le cheat sheets, eccole qui, e andiamo a selezionare in base all'approfondimento che dobbiamo portare avanti. Ok, perfetto. Penso che ci siamo. Ah, abbiamo un'altra domanda. Salve, è possibile ricercare le aziende in base alla composizione dell'assetto proprietario, ad esempio imprese familiari? Diciamo, non abbiamo questa tipologia di filtro, però quello che possiamo utilizzare è la funzione PE, per esempio Private Equity, e sostanzialmente andare a fare uno screening in base a quelle che sono praticamente le varie funzioni, diciamo le varie tipologie di compagnie che io voglio andare a cercare. Non so, per esempio abbiamo private companies qui in screening e in base al settore, per esempio, non so, technology, vado a vedere tutte quelle che sono delle private company che io posso andare a filtrare in base a un settore. Diciamo proprio familiare, carattere familiare, non c'è questa tipologia di filtro, però sicuramente private companies PE potrebbe essere la funzione giusta. Perfetto. Mi scusi, è possibile comprare il costo del debito di imprese comparabili che abbiano rating ESG? Faccio rispondere a Luca, forse a questo. Possibile a comparare, ma sì, l'ho letto io. Il costo del debito di imprese comparabili che hanno le dimensioni diverse. Ma si può, diciamo, si può fare una ricerca di presumo di compagnie in base agli ESG score che noi andiamo ad inserire. Quindi potremmo fare, immagino, uno screening, poi per costo del debito, diciamo, si va utilizzando magari, ecco, la funzione WACC che abbiamo visto in precedenza, però. Si può fare ESG rating su questo, diciamo, è un display only field, quindi non si può fare uno screening. Proviamo con lo score, overall ESG score. Diciamo, si può fare quello che suggerisco di fare una ricerca di società, e
e magari ecco in base, adesso mettiamo ESG rating, poi mettiamo Italy. Ok, Canto Promise Italy, quindi queste sono 576 aziende in Italia, quindi noi andiamo a prenderci magari le società in base all'ESG rating e poi possiamo poi andare a fare un'analisi, ecco queste poi sono non disponibili, bisogna cercare ecco quelle dove sono disponibili, però alla fine dei conti la funzione per il costo del debito in generale è WACC la principale sull'intesa. Noi facciamo WACC, andiamo a farci il costo del debito, altrimenti a livello ecco di questo poi per una valutazione ecco di impresa. Se invece si guarda più al debito emesso, si può utilizzare la funzione come avevo fatto vedere ecco NIA, dove si può vedere ecco a che livello stanno, dipende che tipo di analisi si vuol fare. Questo è sui bond emessi, a che livello, diciamo, se si guarda il coupon, a che livello sta mettendo una società comparata magari con i comparables che abbiamo qui, e se invece proprio sul costo del capitale a livello di valutazione di azienda, allora consiglio ecco di trovarsi le società singole e fare WACC, ecco, Sì, oppure forse uno screening con il feed del debt cost. Oppure esatto, oppure si può fare una lista, ecco, questo possiamo fare anche un, magari crearsi un worksheet con le società che si vogliono fare, in cui vogliamo fare un'analisi e andare poi ad aggiungere il campo per il WACC, cost of equity, e fare un'analisi ecco su worksheet andando ad aggiungere questo sulla lista di worksheet. Non so se ho risposto. Ok, perfetto. Questa allora può formare direttamente alcuna richiesta all'interno del fixing trovare il prossimo più adatto da utilizzare per i corporate bonds. Yes. Allora, diciamo sugli spread, Mari, se interessa posso fare una carrellata veloce, ci sono diversi tipi di spread. Adesso prendiamo un bond Disney, questo qui, andiamo sulla funzione YAS, che è la Yield and Spread Analysis, che è diciamo la più utilizzata per analisi su un bond, dove diciamo un calcolatore, dove in base agli input io posso cambiare e dire ok, no, secondo me cosa succede se il prezzo va a 101 e adesso di base poi lo yield si muove nel lato opposto e gli spread si muovono. Ora questi sono tutti i tipi di spread che sono calcolati. Questo è lo spread con il government bond, quindi semplicemente fa il rendimento del bond contro il rendimento del governativo, che è considerato risk free, e ti dà lo spread sul government bond. Questo qui è calcolato sulla curva, quindi noi prendiamo la curva, prendiamo il punto sulla curva esatto e via dicendo. Questi sono sulle swap curve, diciamo sono un po' più tecnici. Consigliamo, ecco, se guardiamo a un bond fisso, di guardare lo spread con il benchmark, che va a vedere ecco il bond emesso dal governativo, oppure il G-spread, ecco. Quindi quello YAS, diciamo. YAS e G-spread, sì. Possibile ottenere i dati storici di ESG score forniti da sostenenza da manager a disposizione dei vari ticker delle imprese? Sustainalytics, dobbiamo vedere il field forse, proviamo un attimo a fare una cosa. Poi purtroppo io dopo quest'ultima domanda devo andare perché mi stanno già scrivendo in tanti. Allora facciamo FLDS. Allora vediamo subito. Così Sustainalytics, okay, facciamo apro. Ok, qual era il campo? Abbiamo detto Sustainalytics, ok, sì, Sustainalytics rank, immagino ti riferisci questo qui. Quindi praticamente che cosa posso fare? Posso fare, vediamo se c'è una override qua, fundamental public date, ah sì, ecco qua. Allora, cliccando qui, praticamente, su Sustainalytics Rank, allora, o ci vado a caricare qui l'anno,
facendo una override, quindi noi definiamo, quindi cliccando 2018 per esempio e mi dà il valore aggiornato, oppure possiamo fare così, possiamo lanciare per esempio FA. Vi ricordate che prima vi ho mostrato la possibilità di poter creare un custom page, quindi faccio un create custom e metto il field e vediamo. No, non me lo dà purtroppo, vediamo come mai. Perché qui non c'ho giusto US, sì. Aspetta, Apple, scusate un secondo, Apple US, poi facciamo FA, vi ho detto, come dicevo, c'ho il custom, vado nel create new custom, vado a inserire il Sustainalytics ranks e purtroppo sì, ancora non me lo fa vedere, non capisco come mai. Allora, Sustainalytics ranks. Evidentemente questo qui non è disponibile precedentemente. Proviamo a caricare, facciamo una cosa, RDS. Se io carico qui Sustainalytics Rank, questo, l'unico modo allora a questo punto è di poter aprire il campo, utilizzare questa opzione qui che si chiama Override e selezionare l'anno. In questo caso, come vedete, si aggiorna, quindi diciamo questo si aggiorna all'anno che praticamente mi riferisco. Purtroppo non siamo riusciti a vedere una cronostoria in FA, evidentemente non è ancora disponibile come campo in FA. Purtroppo non posso più rispondere ad altre domande perché devo scappare. Spero che Eleonora e Benedetta la presentazione sia stata utile. Come dicevo prima, vi manderò praticamente il PowerPoint con questa carrellata, vi ho mostrato anche come vedere chiaramente queste funzionalità se avete bisogno e mi dicevate che avete anche registrato. Perfetto, allora niente, se non c'è nient'altro che volete aggiungere. Per la vostra disponibilità che è andata al di là, diciamo, delle... Non delle... ci sono problemi. Vi ringrazio anche da parte della direttrice della biblioteca e niente...